appunto come è andata questa giornata dall'onorevole Valente. Veltroni diceva in quell'intervista su Repubblica ieri che il Partito Democratico dovrebbe mettersi sulle spalle il peso di questa scelta di portare avanti per l'appunto lo Ius Soli. Allora, onorevole Valente, siamo da lei, abbiamo sentito parlare di golpe bianco, abbiamo sentito anche le dichiarazioni di ieri di Battista per questa legge elettorale fatta ad arte per andare contro di voi, evidentemente. Sì, buon pomeriggio, grazie per l'invito. Questa legge elettorale innanzitutto è incostituzionale e toglie totalmente all'elettore, quindi al cittadino che andrà a votare la possibilità di scelta. L'avete detto, non esistono le preferenze, ci saranno grandi coalizioni, infatti vedremo Berlusconi, Salvini, Renzi, Alfano, tutti insieme coalizzati per far fuori il Movimento 5 Stelle. Questo è l'unico obiettivo che hanno i partiti. E io dico anche che più i partiti si impegnano a fare una legge elettorale calata su loro stessi, sulle loro volontà, e più il Movimento 5 Stelle prende consenso, più i cittadini si accorgono che, ahimè, al centro del dibattito non c'è una legge costituzionale che garantisce la sovranità popolare, ma bensì c'è la solita spartizione di poltrone con i soliti nominati che, ahimè, con una legge costituzionale non entreranno sicuramente in Parlamento, ma che con questa legge, che sarà la terza incostituzionale, ricordiamolo, riusciranno a entrare in Parlamento. Io mi stupisco fortemente. Perché dopo che la Consulta ha detto che il Porcellum è incostituzionale, un Parlamento illegittimo è riuscito a fare un'altra legge elettorale incostituzionale, l'Italicum, e ora porta avanti un altro obbrobrio che tantissimi costituzionalisti stanno criticando, ne cito uno, il professor Pace. Ecco, questo dovrebbe fare indignare fortemente i cittadini ed è per questo che noi portiamo avanti in realtà le nostre proposte, che sono proposte di buon senso, come ad esempio il vaglio preventivo di costituzionalità, ovvero prima che si vada a votare la Consulta si esprima su questo testo di legge, perché noi esprimiamo forti. Valente, insomma, mi sembra che siano state, come dire, smentite tutte quelle che sono le vostre istanze per smontare il Rosatellum vis, almeno dall'onorevole Mauri, evidentemente. Ma guardi, la realtà è tutt'altra. Pensate che la volontà dell'elettore, del cittadino, verrà completamente distorta, e questo è uno dei principi fondanti di incostituzionalità, ovvero il cittadino potrà votare una lista o un candidato ed è possibile con questa legge elettorale che a entrare in Parlamento e ottenere il seggio sia un'altra lista o un altro candidato. Quindi a noi avremo una accozzaglia di partini e partitini che prenderanno anche percentuali da 0, che grazie a grandi coalizioni riusciranno a entrare in Parlamento. Ed è questa la storia in realtà Non è anche così. del centrosinistra, del Scusi, non ha centrodestra, dove studiato ci la sono legge, non è partitini così. che prima delle elezioni fanno grandi accordi non sul programma, e anche in questa legge elettorale non ci saranno accordi sul programma, vengono traghettati dentro il Parlamento per poi dividersi quando sono all'interno delle istituzioni. Questa è una cosa inaccettabile, come è inaccettabile, e su questo bisognerebbe gridare allo scandalo veramente, che una forza politica con questa legge elettorale potrà candidare come capo politico un pregiudicato. Questa è la legge elettorale che ha scritto il Partito Democratico con la complicità di Forza Italia e di Salvini. Quindi è una norma salva Berlusconi, chiaramente, ma come ci presenteremo davanti agli elettori? Come avranno dignità di presentarsi con un pregiudicato che Facciamo peraltro per la legge Severino intervenire non potrà anche neanche l'onorevole Mauri. essere eletto in Parlamento? Guardi, sì, scusate, non sentivo attentamente. Guardi, quello che noi denunciamo ormai da settimane è che non è possibile che dei partiti o dei partitini si facciano delle grandi coalizioni quando non c'è un accordo programmatico, ovvero si possono mettere insieme anche senza delle linee programmatiche condivise, anche perché i temi in realtà dovrebbero essere messi al centro, perché sono quelli che interessano ai cittadini. Sul candidato pregiudicato è ovvio che il Movimento 5 Stelle presenterà il suo candidato premier, ovvero il capo politico che sarà Luigi Di Maio, e lo sanno anche i muri ormai, quindi non diciamo falsità. Ma soprattutto non tiriamo fuori Beppe Grillo perché, insomma, è stato condannato per una triste vicenda
insomma, di un incidente stradale. Noi stiamo parlando di Silvio Berlusconi, un pregiudicato per reati gravissimi. Come potranno, secondo questa legge, candidarsi pregiudicati che hanno commesso dei reati come corruzione, come mafia, come concussione? Quindi il paragone non sta in piedi. Questo è il vero scandalo ed è questo che noi continuiamo a criticare e per questo sposteremo la battaglia in aula. Al volo, perché poi volevo chiudere Guardi, con il nostro Massimo Leone. No, io... Sì. Sì, io voglio rispondere dicendo che è verissima la regola che è stata messa dell'1%, ma è anche vero che i partiti potranno creare liste civetta perché tutte le liste che non raggiungeranno l'1%, i loro voti verranno ridistribuiti sugli altri partiti. Quindi, no, proprio per far capire no, che in realtà, ancora una volta, adesso. La volontà dell'elettore non è rispettata. È questo il punto, ma la volontà, la sovranità adesso, popolare scusi. Non è rispettata con questo testo di legge. Ma allora non ha visto neanche il cartello, forse non c'è il video. In redazione le hanno appena Lui spiegato non vede il che cartello, non è così. Però, onorevole Deve farsela Mauri, spiegare sua... meglio. Io non vedo il cartello, mi dispiace, non so cosa dica il cartello. Eccolo. Basta leggere la legge. Massimo, io vorrei chiudere con te perché sennò non se ne però esce. Però mi sembra di aver spiegato molto bene là come stanno le cose. Sì, delle cose non vere però. Lavinia, eccomi. Eccoci. Sì. Massimo, sì, volevo concludere chiedevi, scusa, con te. Scusa, sì. non riuscivo a sentirti. No, volevo concludere con te. Abbiamo sentito chiaramente la posizione dell'uno e dell'altro, dei nostri ospiti, su chi dice che l'altro non ha evidentemente ben capito e interpretato la legge elettorale e sulle istanze chiarissime anche del Movimento 5 Stelle. Massimo. No, ma sicuramente diciamo, la questione dei partitini è vero quello che dice Mauri, cioè c'è un 1% dall'1 al 3% i partiti contribuiscono diciamo, ai partiti che fanno parte della coalizione ma non prendono voti per sé, sotto l'1% quei voti andranno buttati, quindi ovviamente c'è una dissuasione a formare delle liste civetta, come le chiamava, che sono stati uno dei problemi tra l'altro delle scorse legislature. Però io all'esponente dei 5 Stelle chiederei questo, quali possibilità o quali diciamo, strumenti voi intendete mettere in campo per impedire il cammino di questa legge che perlomeno dal punto di vista numerico sembra avere una strada abbastanza spianata. Domani e dopodomani vedremo alla Camera, però quello che voi chiamate il grande inciucio, cioè PD Forza Italia, con questa legge sembra avere diciamo, una conferma. E inoltre le vorrei chiedere, avete un rimpianto per quel sistema tedesco? Noi abbiamo chiamato tedesco, ma in realtà è abbastanza dissimile da quello che negli scorsi mesi qualcuno vi ha accusato di aver voi affondato. Era meglio? Guardi, quel testo di legge era sicuramente meglio. Io voglio specificare, perché sono state dette delle cose non vere, che l'emendamento, quello per uniformare la legge nazionale al Trentino, l'emendamento Fraccaro Biancofiore, è stato un emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle e da Forza Italia. E noi, per coerenza, quell'emendamento l'abbiamo votato. Se invece all'interno del Partito Democratico ci sono stati dei franchi tiratori, ovvero delle persone che volevano di nascosto nel voto segreto affossare la legge, allora è ovvio che la responsabilità non è tanto del Movimento 5 Stelle che ha mantenuto la coerenza, bensì del Partito Democratico che a causa anche degli screzi che ci sono stati con l'SVP, quindi il partito che in Trentino è maggiormente rappresentato, allora ha avuto delle difficoltà e non è riuscito a approvare quella legge lì. Sulle battaglie che noi faremo, le faremo in aula ovviamente presentando degli emendamenti, ovviamente ci appelleremo anche al Presidente Mattarella perché lui è il garante della Costituzione e quindi secondo noi se questa legge andrà in porto alla Camera dovrà essere chiamato in causa. E poi cercheremo di coinvolgere il più possibile i cittadini perché devono sapere che per la terza volta questo Parlamento sta approvando una legge incostituzionale. Va bene,